Nella puntata precedente, dopo aver espresso nostalgia e emozione all'attraversamento del parco nazionale, praticamente come famo tutte le volte, approdiamo ad una Marantovoli che viene presto dipinta delle autunnali sfumature che meglio la contraddistinguono. I Pokémon De Angelo e dei suoi scagnozzi stavano come d'autunno sugli alberi le foglie. E delle Kimono Girl ne abbiamo fatto subito cartoline burlesque dipinte a coda dal nostro Smergol, che deschizza le belle arti, se ne intende, e come se ne intende. Ma la nostra era forse un'ambizione un po' troppo ambiziosa, quella di schizzare direttamente Furio a Fiorlisopoli, per rubaglie dal suo temibile Polivrat la mossa Surf, che ci avrebbe non poco avvantaggiato durante il nostro cammino, ma presto ci accorgiamo d'esserci ingarbugliati a vita da soli. Che mai ci avrebbe lasciato schizzare il suo Surf Furio, non prima di essere passato oltre ai suoi 5 dinami pugni. Pertanto, rimandato Surf alla prossima schizzata, se siamo protesi nei confronti di Mogania, dopo un'infinità di tentativi, abbiamo preso Gyarados Rosso alla 15ª Pokéball tirata. Praticamente l'abbiamo indebolito non attaccandolo ma lapidandolo che è Pokéball. Siamo stati poi abili a espugnare Rifugio Rocket tra una schizzata e l'altra, abbiamo rubato Gelo Pugno alla Jinxona de Rosina Sciatrice e grazie a Gelo Pugno, incredibile ma vero, il nostro Smergol è stato onorato anche da medaglia gelo da palestra di Alfredo, ripagato con la sua stessa moneta. Quali saranno dunque le prossime schizzate? Come faremo a ottenere Surf da Furio? Ce la faremo a ottenerlo? Che ne sarà de Smergol? Siamo qui apposta per scoprirlo. Popolo del Tutubbo, allenatori degli ieri e di oggi dal fervido talento artistico come Smergol, oppure masnadieri della poesia sconcia come il sottoscritto, lanciatori dei Pokéball superstiti oppure nostalgici, bentornati a tutti voi per questa nuova avventura all'insegna delle schizzate al fianco del nostro Smergol schizzatore, che nonostante tutto attraverso il suo talento migliore riesce comunque a percorrere con successo la strada verso De Rosso, il mega campione. Ci eravamo lasciati qua, l'ottenimento da medaglia d'Alfredo sarebbe stato dunque comodo se sto pezzente del tizio delle Iramelle non ci bloccasse ancora la via verso i Banopoli. Avremmo avuto molta più libertà d'allenamento. Le Iramelle sono terminate, non me scoccia, ma chi te se vila, ma chi te se sta a cagà, ma sei te che stai in mezzo al cazzo, ma tu guarda sto lipidico pelato chi capelli de lato, ma dimmi te, stiamo a passare per strada, questo ci deve intruppà. Sta antipatico egocentrico per dice che non gli demo scocciare, ma siete che sei venuto a romperci i coglioni? Dicevo, sarebbe stato ottimo perché ora il nostro obiettivo è di arrivare al 51 per poter ottenere la prossima abilitazione a schizzata, nasce poi da Furietto a Piaglie Surf. Ma prima, però importantissimo, prima di iniziare, momento delle regole. Ah, t'ho fregato Firo, guardalo, guardalo, ah, mica se aspettava. Come di consueto ricordiamo che non si può andare avanti con altro se non con Smergol, che sarà l'unico a combattere senza poter poi ricorrere agli strumenti in battaglia, salvo le Pokéball più selvatici ovviamente, per catturarli o lapidarceli come nel caso di Gyarados Rosso. Però Smergol potrà comunque tenere strumenti utili tipo le bacche o se necessario anche avanzi, valuteremo magari in futuro. Comunque l'uso di doppio team e o attrazione discriminerà il risultato in classifica, ma dato che Smergol non impara MT la vedo comunque dura imparaglie ste mosse tramite le schizzate. Infine, questa non è una prova a tempo, il tempo finale in game è comunque un valore di riferimento che non determina per forza la vittoria di un Pokémon sull'altro, specie se la differenza è solo magari della mezz'oretta, che può essere comunque dovuta anche a rallentamenti del sottoscritto. È un valore di valutazione, ma se valuta comunque in toto l'esperienza del Pokémon preso in analisi, considerando anche eventuali svantaggi oltretutto che magari un Pokémon ci può avere rispetto a un altro. E nel mentre che abbiamo ricordato le regolette, abbiamo iniziato anche il massacro degli allenatori superstiti per il raggiungimento del livello 51. Ne approfitto anche per ringraziare Davide95 che ha proposto questa challenge in calcio ad una donazione al link PayPal in
descrizione qualche tempo fa. Ed è grazie al sostegno delle persone meravigliose come lui, che mi sostiene pure nei commenti, che è sempre presente, che è un grande. È grazie veramente a utenti attivi come lui che questa attività, che non viene sovvenzionata né da sponsor né manco da piattaforma, può comunque proseguire il suo cammino, riesce a sopravvivere. Un grazie va anche a Alessandro R, fautore della Geridos contro Smeraldo Challenge, oltre che ad Alessio, che qualche tempo fa ha deciso di sostenere il canale un'altra volta con un'altra donazione. Non smetterò mai di ringraziare Alessio, che ha fatto davvero tantissimo. Un abbraccione pure a lui. Ovviamente ringrazio anche tutti gli altri che fino a questo momento hanno sostenuto questa attività. E ogni tanto i ringraziamenti li rinnovo a tutti, perché va fatto. Ovviamente ho trovato questa un'occasione ottima per farci fuori qualche superstite al faro d'Olivinopoli. Demo squizzare esperienza da chiunque incontriamo qua. È finito il tempo di tergiversare, è tempo di fare all-in per portarci al 51 da Furio, con ogni mezzo che abbiamo a disposizione. Se necessario addirittura ricorreremo a PA pizze, persino i servatici, anche se quella è veramente l'ultima spiaggia, perché in seconda gen trovammo dei servatici al limite del petografico a Yoto. E già che stiamo qua, peracciniamo pure l'Ampharos malato, va? Così se siamo levati Jasmine dalle palle. È questo il motivo per il quale sono tornato qua. Almeno che così pure Jasmine ci aspetta galla e lussuriosa, vogliosa de uscicce ostilix. Come disse un altro creativo, profanatore della musica leggera italiana come il sottoscritto, ma che ebbe il coraggio di farlo su YouTube e non semplicemente sotto la doccia come faccio io, non dirgli mai che non mi chiamo Jasmine, ma mi chiamo Pierre. Nah, scherzo, Jasmine resterà sempre l'acida sociale per me, però è pur sempre una femminuccia con tutte le cosine al suo posto. Però uscice qua a sberla de Stilix così, in questa maniera, è un po' ambiguo. C'è un corpo di scena un po' bruttino, Jasmine, è de pessimo gusto. Ma siccome che Smergol si sente un po' così, un po' che gli puzza la vita, si vede? Non lo so se vuole bene all'esistenza, Smergol. Mi tira la giacchetta, mi indica quella coduscia schizzosa de procede verso la palestra di Jasmine, perché ci vuole provare. Vuole vedere se riusciamo a far tornare sorriso all'ombrosa e solitaria capopalestra asociale. Ma che voti che fa? Gelo pugno non fa una sega ai Magnemite. Poi men che meno morso gli farebbe niente, comunque. Gli farebbe pure de meno, forse. E sebbene scampamo alla confusione de Magnemite secondo, quando che Jasmine ci esce poi il feroso serpentone turgido indomabile, lì so cazzi da cagare. Scoprimo che semo troppo pippe per resistere a Duco d'acciaiata de Stilix, e Smergol lo schizzatore si ritrova a sua volta a falla fresco spiaccicato sul soffitto del Jasmine. Non ci riprovo un'altra volta. Orporo Smergol me magna la cicoria dai radici, lasciamo perdere. È necessario dunque imbarcacce per assaltare ogni nuotatore che troviamo per mare. E ce ne avanzavano pure parecchi, ma comunque non abbastanza per farci arrivare al 51. Stavamo indietro fino a Fiordoropoli. Con l'allenatore che ci sono avanzati al primo passaggio ci siamo arrivati giusto qua. E ritornano sotto ai riflettori loro. Il trio de sorelle del mondo Pokémon, che dopo le Andrews Sister, il trio Lescano, le Ketzler, hanno calcato i più sontuosi palcoscenici. Ladies and gentlemen, le sorelle succhioni de Fiordoropoli. Quindi i Succhion Sisters, liete di tutta l'importanza e la notorietà che gli abbiamo dato su questo canale, ricordano al gentile pubblico che è possibile sostenere questa mia attività attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, perché nessuno, se non l'affetto dei fan, sovvenziona questo lavoro. Io non ho intenzione di scendere a compromessi, chi sponsor o chi ha piattaforma. Ve voglio da sempre contenuti liberi e spontanei con questo umorismo un po' così, vivace e pecoreccio, però in ogni caso pure per me è necessario portare a casa la pagnotta in qualche maniera. È per questo che invito, qualora possibile, a sostenere questa attività attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, esattamente come hanno fatto Alessio, Alessandro R, Davide95 e altri in passato. Potete pure voi propormi qualcosa che sarà presa in considerazione solo se proposta, comunque in calcio ad una donazione. E sorelle succhioni ci portano giuste giuste al 50, ma ancora distiamo da un livello dal fatidico 51, quindi rimbocchiamo le maniche, torniamo al parco nazionale, che tanta gioia, tante emozioni ogni volta sa donare, però non lo percorriamo più in modo pacifico, lo percorriamo con intenzioni belligerose. Però da poca esperienza tirata su da qua pippa grinzosa di Palmiro Scolaro, penso che non ci conviene rovinare l'idilliaca atmosfera del parco nazionale per ste due goccioline anemiche e stizzite di succo d'esperienza. Nah, meglio cercappe bene per mare. Anche perché ve pare che abbiamo preso tutti? Uno in effetti mancava all'appello, ma poi per mezzo livello abbiamo
stretto i denti a tirare giù i Mantine e i Tentacruel, che si trovano non con troppa difficoltà in zona isole spumarine. Ci arriviamo proprio al pelo allora con gli ultimi tre Tentacle, finalmente ci siamo. Abbiamo dato il corpo de grazia a barra d'esperienza, siamo finalmente arrivati al 51 e apprendiamo un'altra volta l'attacco schizzo che va a sostituire stavolta, come già detto nella puntata scorsa, frustata. E mo siamo finalmente pronti per una curacchiata per poi tentare di strappare sto cazzo de surf dai ditucce de Polivrat. Alla fine ci ho perso un sacco di tempo, ma un tentativo non specifico è quello che in un modo o nell'altro è stato in grado di farci andare oltre. Tutte le volte, Primeape non è mai un problema. Basta un corpo, piegamo come un origami. Necessariamente il secondo corpo dunque arriva quasi sempre in faccia a Polivrat, roba che gli invertiamo a rondella a Polivrat con sto corpo tanto forte che gli arriva. Sì, famo un altro corpo così, a Smergol gli dice il matto e ce fa la sequenza da tre corpi consecutivi, vince ma la medaglia e buonanotte al secchio. Invece no, però Smergol viene ipnotizzato. Viene addormito dunque. Quindi che mo Polivrat tenta di tirarci il primo dinamipugno. Fallisce. Poi Smergol sempre a sonnecchia che manca Alonso o Slagot. Ma dai Smergol, e svegliate! Sepiamo sto secondo dinamipugno, ma anche questo abortisce. Non lo so manco io perché continuo a premere sul corpo che sì, me sveglio lo sdereno, però tanta era la tensione che non ci ho manco fatto caso. Ma niente paura, ancora siamo avvolti da Espire de Morfeo e il terzo dinamipugno ci arriva in faccia, ma non è ormai sufficiente per accopparci. Sopravviviamo ad un dinamipugno adesso. Però questo ci confonde. Eravamo scampati a confusione da corpo, ma invece se siamo beccati a confusione da dinamipugno, ma li mortacci. E poi penso, switchiamo a gelopugno, va. Che non si sa mai. Quarto dinamipugno fallisce, ma al turno dopo finalmente Smergol esce dal letargo. Iniziamo a tergiversare gelopugno vincendo pure la confusione. L'ultimo dinamipugno fallisce. Polivrat ha finito i dinamipugni. Mo dobbiamo soltanto prendere tempo per un altro turnetto, perché questo poi sicuro ci passa a surf. Gelopugno ignora la confusione con successo, ma Polivrat invece le surfa. Sto fio de na mignotta ce riaddorme, non sapendo che fa, dico, boh, puntiamo a morso, magari gli fa ancora meno del gelopugno e riusciamo a strappare un altro turno da sta buffonata. E il problema è che mo questo fa leggimente e passa un altro turno. Poi ci attacca Keysurf e noi non riusciamo a schizzarlo perché siamo addormiti. Rischio di schizzare leggimente qua al posto de surf, ma il sonno prevale. Ci arriva surf! E il surf che volevamo rubare, che volevamo schizzare, mannaggia quella porca di quella diarga infame, e ci addobba. Ci ho provato un'ora prima di arrivare a sti risultati. È la prima e l'unica volta che siamo riusciti a vedere surf. Non so se siamo potuti rubare perché dormivamo. Davanti a sta cosa mi guardo Smergol, che proprio mo va a capire con l'occhietti sua, eh. Ma sai che nova c'è? A furio, ma vaffanculo. Sopravviveremo anche senza l'uso de surf. Ja, potemo fa lo stesso, ne so sicuro. Viamo furio pa giacchetta che non c'ha e lo incominciamo a schiaffeggiare finché non ci casca nei mani dei polsi. Tre corpi consecutivi e se siamo portati a casa la medaglia tempesta. Tiè, vaffanculo. Potevamo batterlo già da prima col corpo, ma noi volevamo surf. E surf non è mai stato possibile piallo. Allora, vaffanculo. Piamo volo da Magda, moglie de Furio. Così preparamo Pigi, Ardecollo e se ne torniamo a Olivinopoli. E moglie faccio vedere io qua. Pokémon Oro? Zitto e guarda come te rigira la pratica, tiè. Andiamo da Jasmine in Bizzariti come Rapidash che sono stati effettivamente scambiati per due fustini di detersivo senza marca e risentiti di tutto questo sono impazziti. Che cazzo che fai? Scambi un fustino di Rapidash per due di detersivo generico. Andiamo. Non se fa mica così, eh. E alla sociale in camicetta da notte, mo io lo faccio vedere io. Altro che Steelix, guarda che Smergol ti tiro fuori, tiè. Lo zuppo una vernice, ci faccio pure i disegnini. È arrivata l'ora de da Jasmine il passato de fava, Smergol. Dammi sotto. Lo so, scivolamo sempre in un alveo narrativo d'esagerata discostumanza, ma so fatto così, raga. Non ci posso fa niente. E sappiamo che i Magnemite, bene o male, con morso possiamo quantomeno farli tentennà. Magari se compriamo un po' di tempo, un paro di turni, la tua onda arriva, ma attenzione, mica ci vado a donzelle. Senza indossare le dovute precauzioni, è che siamo matti. Mica ci potevamo andare incontro ai Magnemite de sta scellerata senza indossare il guanto di Parigi. Bacca antiparalisi, però è buona una volta sola. Un Magnemite ce lo tiriamo sotto, ma l'altro, sempre a romperci i denti a mozzichi, lo famo tentennà per un primo turno. Poi ci confonne, se corpimo da soli e ci arriva sto fulmine addosso, arché me so detta oh. Ma lo sai che nuova c'è, piatto ricco me ce ficco. L'occasione fa l'uomo ladro, rosso de sera, bel tempo se spera. E infine Quinci il pemmi lungi e quindi se endura. Questi ultimi versi leopardiani sono stati il mio primo pensiero, quando mi sono accorto che mi è arrivato sotto al muso, fulmine. Un attacco speciale.
dove siamo leggermente avvantaggiati sulle statistiche. Un attacco da 90 de danni, buono come la focaccetta quella di Roma, bella unta, salatina sopra. Gli diamo una schizzata a Jasmine, che finalmente schizziamo qualcosa di piacevole. Che cazzo, sempre a schizzare cose strane. Volevamo fregasse surf, ma siamo finiti così a rubacce furmine. A volte la vita scopri che è là, dove la mano lesta si è posata, e te ritrovi a rubare furmine a Jasmine. Che destino, ragazzi, che fatal combinazione che si è creata. Mo che Jasmine ce l'ha data. A mossetta da schizzaga, avete capito? A proposito dei colpi di fulmine, se portiamo in maniera alquanto poetica davanti a Stilix. Cavo detto che il piano B era piallo a gelo pugni Stilix. Sperando però che codacciaio non atterri mai. Gelo pugno fa danni decenti. Stilix è orbo ciecato. Jasmine con l'iperpozione risolve praticamente quasi un cazzo. Aristamo da capo a 12. Dopo due turni arriva sta codacciaiata. Che se guardiamo Jasmine scioccati. Ci hai preso a Stilix Ade? No, dico. Ah già. Ti è quel serpentone di ferro lontano da messa? Mo te famo vedere io e l'incredibile e implacabile Smergol, con cazzottone a piene mani sponsored by Dolphin, se portiamo finalmente al petto di Smergol pure a medaglietta minerale. Jasmine ci resta de sasso, de stucco. Ci dice, ma dove hai imparato a menarlo così? Il mio Stilix. Noi se la guardiamo, con un occhio penetrante. A Polarettilandia. Bambola. E dopo sta stronzata possiamo tranquillamente abbandonarla così, in un lago di se stessa. Al telefono è il professor Helm, che ci informa da solita disgrazia. Mai che ci chiama per salutare, oh porca puttana, Helm è come quel parente che non te chiama mai, ma quando vedi che te sta a chiamare, sai già che è successo qualcosa di irreparabile, tipo che qualcuno è morto, qualcosa è esploso, sono arrivati gli alieni. Helm è uguale. Herm ci ricorda che è tempo da Pippa Rocket seconda, quindi che rimettiamo a modo RPG, va. Andiamo a fare due risate a Tore Radio di Fiordoropoli. Qua vi risparmio, diciamo, i preamboli, vi dico solo che hanno fatto trappola di cristallo qua dentro. Smergol ci è diventato Bruce Willis che fugge sui condotti da reazione. Non ci sono rimasti manco i muri a Tore Radio, se siamo inchiappettati tutto e tutti. Noto antagonista di sto tratto del gioco è sempre il mega direttore impostore che ha messo sotto scacco la mega ditta Tore Radio SPA. Io non so perché, a volte a me mi ricorda da Yard sta cosa. Con questi che arrivano, gabbiano il direttore, fanno come cazzo gli pare. C'ha qualcosa che gli assomiglia. Comunque, in genere, con alcuni Pokémon debolucci e magari sfavoriti contro veleno, fa sti 5 Koffing con Weezing in mezzo può essere un problema serio, lo sappiamo bene. Ma per Smergol, praticamente l'hanno portati a casa de nonnina per giocarci a pallina. Giusto un po' d'esitazione iniziale, ma poi Smergol l'ha tirati in giro tipo pallette matte. L'ha portati dai Baby Looney Tunes. E ricevuta la chiave sotterranei come sempre andiamo a aprirli sti sotterranei, solo che qua scopriamo che i sotterranei vanno fatti, almeno fino a qua, sempre vanno fatti, perché mo se troviamo sti due che non gli abbiamo fatto un cazzo, si troviamo in mezzo ai Socozones adesso che stiamo a un livello così alto che Smergol quasi quasi non li va manco piaccarci in culo perché sennò il piede suo s'offenne. Ma sti due secondi inevitabilmente ci rubano comunque, dovevamo pensarci prima. Me ne ricorderò. Scesi qua, salvamo e è che lo tie. È che lo cariva, è chi do qua. Arriva le terzo in tutto il suo fedore. C'è via a scassà, come sempre, e valle. Ogni volta che il Team Rocket è coinvolto. Chissà come mai, che ci hanno spiegato dopo che era il figlio di Giovanni. Comunque sta sempre in mezzo alle palle quando c'è il Team Rocket. Golbat con fulmine, che dunque fa 90 di danno, gli evamo praticamente le lastre. Magnemite un'altra volta. Che coglioni, abbiamo affrontato solo Magnemite. Se siamo fatti una magnata di Magnemite, che cescano dai orecchie, cescano. A sto punto gli evado de fulmine pure a lui. E se salvamo da tua onda, passiamo al 54 e a Hunter. Possiamo ancora fa uso de morso, sebbene la sua utilità sta piano piano esaurendosi. E eccoci a Sneasel, che fulmine gli dà una bella pettinata. Fintan c'è fan cazzo. Eppure Sneasel se lo siamo levato dalle palle. Arriva Fraligator, potrebbe essere il più challenging di tutti. Però fulmine ormai ci abbiamo, e fulmine ce lo lascia quasi quasi appiccicato. Questo ancora gira con pistola acqua, che a Smergol gli fa il pediluvio. E rivale terzo, le vede dai palle. C'è gente che sta lavorando qua, non rompe i coglioni. Vabbè, famo fuori le solite reclute, attiviamo i bottoni, sculasciamo i ladroni e... Hello lady! Una donzella affiliata alla criminalità organizzata permette, se gli sbarrago i gloom a cignottoni Findus,
Fammi se sturti mi piscio a letto, va, così che andiamo a liberare mega direttore venerabile e interminabile, che ci dà la priporta per nasce a far fuori anche il generale Wannabe Giovanni. Inutile dirvi che dopo tutto sto macello, con tutta sta carneficina che se siamo lasciati alle spalle, non sarà Wannabe Giovanni a darci problemi. Sebbene Furmine non basta mai per finirlo a sto generale maledetto. E tutte le volte che l'attaccammo li dovevamo sempre attaccare una seconda volta. Però, salvo l'ultimo impicci burocratici per colpa del muro de fumo del cazzo, scrostamo dai rocket anche adore radio de Fiordoropoli. Il tutto senza il minimo sforzo. Potemo tornare a conquista delle medaglie, dunque. Ci manca soltanto l'ultima, l'ottava medaglia, solo quella de Sandra a Ebanopoli. Quindi gambe in spalla. Andame se a far fuori giusto un paro de sti pisci a letto e poi è tempo di scivolare una crisi più totale dentro al solito dilemma del pattinaggio da via gelata. Oh, è più forte di me. Non ce posso fa niente, vabbè. Ci devo avere una sorta de deficit io, non me permea nella mente sto cazzo de coso. Comunque se ricordiamo cascata, spingiamo i sassi dentro i buchi, inciampiamo in una Jinx. Jinx? Oddio no. E a chi c'è Ebanopoli? Così, con queste atmosfere azzaliniane de seconda mano, che non riescono certo a eguagliare a quelle originali. Non c'è sta un istante da perdere, però. A Smergol gli prudono le mani, non vede l'ora da ammollare peggio pizze surgelate a quei ragazzi da palestronza de Sandra a Rosicona. Ma siccome che sta al 58, prima d'annà da Sandruccia direi d'allenasse qua nel percorso 45 cercando de spreme da sti pirlottoni quanto più succo d'esperienza. Parivaccia al 61 e quindi al prossimo schifo. In tutto questo mi viene anche in mente che mi sa che è giunto il momento di approfittare del famoso servizio di home banking materno. Andiamo a posare ste 100.000 poche lire fino a mo' accumulate, così che venimo battuti da qualcuno al fine di schizzare la mossa, almeno quei 100.000 l'hanno messa al sicuro. Dai felloni del percorso 45 riesco a arrivarci giusto a un 59 addentrato, ma non certo al 61. Intanto fammi se fuori gli scagnozzi di Sandra, poi ci verrà una mezza idea, no? Tutto questo perché c'ho intenzione di schizzare tra tutte popolei. Popolei a sbafo proprio, Sandra. Non ho rinunciato a surf e voglio giubbottarla a una delle sue Dragonair. Forse è questo che c'ho in mente, o magari c'ho in mente altro. Magari gli voglio rubare un'altra mossa. Rimanete con me e lo scoprirete. Intanto che se ripulimo bene dagli scagnozzi a palestra de Sandra, la rastrellamo proprio tutta, la bonifichiamo per bene, meditiamo dunque sul piano d'attacco, perché ogni corpo gobbo che si rispetti, tra cui anche quello de schizza Sandra, c'ha pur sempre bisogno di un minimo di escogitazione. Finisco d'arrivare al 61 con karma e tanta pazienza che i selvatici del percorso 45 e l'allenatore che avevo lasciato indietro prima da via gelata. Mo siamo dunque pronti a realizzare quest'altra rude e inappropriata schizzata. Andiamo da Sandra con tutte le peggio intenzioni. Ma si rivela più difficile del previsto, raga. La mia idea, mo la dico, è quella di rubare gelo raggio. Voi direte, ma come, c'è già gelo pugno? Sì, ma io le ins non lo posso affrontare gelo pugnette. Invece vuole l'attacco surgelato quello buono. No, la sottomarca. Devo tirarli sotto al primo corpo ai Pokémon delle ins perché si sopravvivono. Ce fanno tutti, perché ce l'hanno tutti. Un iperraggio che mi infilano Smergol che ha capoccetta dentro al cesso, mo bullizzano terribile. I draghi delle ins non ce se scherza mica. Non devolvere almeno una delle schizzate a gelo raggio. E da incoscienti. Gelo pugno l'ho preso solo per Steelix. Mi sono accontentato del piano B perché era una delle poche cose che potevamo fare che non faceva troppo cagà. Quindi se famo il primo giro così per capire giusto in che ordine, questa ci tira la Dragonair da Polaretti Family, quella giusta. E non poteva essere diversamente, c'ha la tira per ultima, no? Ma noi siamo pronti a passare anche i guai più grossi per accaparrarci a sto gelo raggio. Io e Smergol non se famo certo cincischiata alla rendevolezza, Anche in questo primo tentativo. Arriva gelo raggio, ma siamo inesorabilmente più lenti. Perché provo di anticipargli la schizzata piazzandola praticamente così, al buio. E speriamo che dopo la schizzata mi vada gelo raggio. E in effetti, sta Dragonair qua va sempre del gelo raggio. C'ha il vizio de spammarlo proprio. Mo che c'hiamo gelo raggio la schioppiamo in un sol corpo, altro che gelo pugno. Però arriva Kingdra e Kingdra è proprio una fia de una mignotta. Kingdra è proprio una bastarda di prima cartella. Kingdra fallisce il primo iperraggio, ma Furmine in una basta a farla fuori e ci hanno bullizzato Smergol, ce lo sapevo io. Si è fatto fregare da Kingdrona a bulla, ma non ce la famo a piasse sta sconfitta. Per piasse gelo raggio, no, no, io non gli do sta soddisfazione a sta stronza de Sandra. Ora sappiamo, ora abbiamo capito quando arriva la Dragonair giù.
giusta, ora siamo coscienti. E la consapevolezza è l'arma per vincere ogni sfida. Per Smergol è stato davvero un brutto corpo da accettare. È stata tosta da manna giù la batosta, di essere stati sconfitti da King Drona. Ma noi sappiamo bene chi è Smergol. Smergol è pur sempre quello del secondo tentativo. La prima volta ci inciampa sempre là il nostro vittore, ma la seconda volta in genere è sempre quella giusta. Gelo pugno non è gelo raggio, ma noi, anche da Sandrina, se siamo preparati col guanto di Parigi, se siamo portati a bacchetta adeguata, no? C'abbiamo un sacco di chiappette da sfragne. Smergol mio, è meglio che lo famo sempre con le dovute precauzioni, mi raccomando, sempre col cappuccetto. Bacca antiparalisi intanto evita che piassiamo il buio con Dragonair terza. A cazzottoni se famo strada, ma ahimè Sandra è infame e ci deve paralizzare per forza. Anche Furmine non ci dà una mano, ma alla fine Furmine ci fa poco. Giusto una schicchera di quelle che piquano che tocchi il carrello dalla spesa, no? E te dà la scossa. Dragonair terza sappiamo già che tanto spamma sempre il gelo raggio. Sepiamo un fascia più del dovuto. Piazziamo subito il buio de schizzo. E la schizzata va perfettamente a segno. Schizziamo Dragonair terza, ma rimaniamo vittime del cartellino blu per parcheggiare. Gelo raggio ci erode ancora, ma se portiamo le giadri come ballerine davanti a Kingdra. E mo che stiamo qua, non se dovemo scordare che c'avemo il pur sempre valido corpo da mannaglia in faccia. Iperraggio c'è spartichiappa, ma Kingdra non può tirarne due di seguito. E noi con due colpi al minimo dell'ordinario riuscimo tranquillamente a puntarsi al petto pure la metà. Ah no, è vero! Sandra devi fa sempre la stronza, è vero! Questa ci deve mannà affrontare la temibile Tana del Drago. Mi che paura! Ma faccio senza repellenti, proprio per evidenziare quanto la Tana del Drago sia una presa per il culo. Gyarados rosso ci smulinella sto mulinello. Se troviamo subito un truppati col primo temibilissimo Magikarp ar 17, che oh mio Dio, fuggiamo! Se stiamo a cagare proprio sotto, oh, poi un altro Magikarp stavolta al 15. Mamma mia, Tana del Drago marone, merda da tutte le parti. Se abbiamo sto dente del drago indisturbatissimo che sta qua da 2500 anni a farsi i cazzi su a tutto solo, arriviamo noi candidi. Sopiamo perché Sandra è psicopatica. E piame se sta medaglia levante. Ecco, levete un po' dai palle, Sandra. Che mo' appena volta tanto Hermes ci chiama per dice che siamo stati bravi, che ci vuole dalla Master Ball, che sa sbattiamo sulle Hairy Balls. Prima però vada a rifornirmi d'acquette fresche che qua con Smergol finiscono subito. Mamma mia, Smergol, oh, bevi come un cammello, mi bevi. E una volta che Hermes ci dà la Master Ball, siamo ormai abilitati al 100% a dirigerci verso la Lega Pokémon. Non che sia necessario, però sapete com'è, cioè ci rimango male. A non andare a trovare Helm. Insegniamo cascata al gamberone, famosa la pozzanghera che ci separa da Kento. Anche il panzottino doganiere ci accoglie con caloroso entusiasmo. Lui è un collezionista di schizzate de Smergol. Se le recupera tutte, è rimasto piacevolmente sorpreso dalle ultime due fatte a Sandra e a Jasmine. Poi quella di Jasmine così inaspettata, ma pure quella di Sandra, che non ce lo faceva così audace Smergol da schizzare non solo la sociale, ma pure la pazza. Qua dunque ci si apre una nuova strada all'insegna del violento e sanguinoso. Famo fuori con pazienza pure Magneton, e credo che questo sia in effetti il più problematico di tutti qua sopra. E poi è tutta discesa. In breve, se famo felici e festosi tutta sta carrellata dei inferiori fino alla fine da Via Vittoria, quando che non incontramo lui. Rivale quarto per Agottaro che sbuccia e fa le chiappe. E Smergol contro rivale quarto infame c'ha un problema. Non è tanto Sneasel, che non ha mai dato fastidio a nessuno fino a mo. Sebbene sto stridioso poteva pure infilar culo, eh? Nemmanco Golbat, che è una furminata, e ieri famo un'altra parte le lastre, ma il problema è Magneton, che del gelo raggio non muore! Sto stronzo e ci paralizza sempre, sempre, è inesorabile! Sta paralisi poi innesca una serie di sfortunati eventi, per i quali riuscimo a piazzare un attacco ogni 29 di febbraio, come Ede ci fa brutto corpo, una roba allucinante, una sinestesia delle sciagure che fanno apparire Fantozzi come re di fortunati e di conseguenza Smergol come re di stronzi, ma all'arrivo di Hunter siamo lenti. Questo ci fa un tempo a tirasce maledizione proprio comodo con tutta la karma del mondo. E mo so uccelli aspri, regà. E mo è solo questione di tempo prima che la maledizione inizi a scioglierci come una supposta effervescente il poro Smergol. Stavolta manco il secondo tentativo salva Smergol. Stesso medesimo destino ingrato. Piamo la paralisi di una tuononda che non manca mai di fa effetto. Da un Magneton che porca puttana è perentorio
è una maledizione lui, no, quella che fa Hunter. Poi ci manna a rotoli tutto facendoci essere più lenti, pertanto permettendo anche a Hunter di farci la famosa maledizione, no? E davanti a tutto questo ci resta una sola, unica e indiscutibile soluzione. Famo fossa, torniamo indietro fino a qua, che sto scoglio sancisce il confine tra Johto e Kento, e volamo a Violavoli. Raccogliamo dunque la bacca antiparalisi, a ritorniamo qua a Oscoglio, e intanto che se ne torniamo a Via Vittoria chi Servatici, arriviamo al 65, che male comunque non ce fa. E mo vedemosi con livelletto in più ya famo, ma poi ma ditemi un po', si ve pare normale che pure con rivale roscio se devo mettere la protezione? Che a bacca riusciamo a arrivare a sta cazzo de lega? Spero. Caro Smergol, so i tempi della modernità, quando che devo dannà contro Jasmine me devo mettere guanto de Parigi. Ma anche quando che andiamo contro a rivale quarto te devi mettere guanto de Parigi, caro Smergol, è la modernità, so i tempi de oggi. Dai, non ce fa più caso nessuno, pare quasi che è diventato brutto non esserci, quindi caro Smergol, vai a con Dios, vai tranquillo che sia Jasmine ci penso io, sia rivale quarto ci pensi te, direttamente al grappolone de Magnemite d'origine veneta. Magneton, oggi lo raggiamo come che si è sempre fatto da ste parti. Che gli potevo fare se no? Tuon onda non ci fa effetto a sto giro? Cioè mi stai a dire che mo, dopo tutto sto casino, tuon onda non fa effetto? A volte mi dà come l'impressione che le bacche trascendano dal loro semplice ruolo anticoncezionale per diventare proprio talismani del buon auspicio. Porta fortuna a bacca antiparalisi. Ma tuon onda 2 però colpisce spietata, ma c'aveva mer talismano. Spezziamo dunque il sortileggio de Magneton e se portiamo totalmente abili a Hunter. Che gelo raggio e famer ghiacciolo gusto sciagura. Cadabra l'osteoporotico non cede de gelo raggio, ma colpo non me fidavo a tiraglielo. Ci arriva divinazione, ma chi se ne frega. Arriviamo quindi abbastanza con grinta forza ed energia fra Alligator e Fulmine, non è sufficiente a rimboccargli le copertucce. Lacerazione colpisce spietata, ma divinazione, oh, non m'era mai successo prima, ci credete? Fallisce. Sapo manco che poteva fallì io. Ammazza che sfiga che c'hai a sto giro rivale quarto. È da poco abbiamo torto pure lui dai palle. È tempo finalmente di affrontare la letale arena da morte mortale super fatale dell'Indigo Plateau. Ce la farà dunque Smergol a incidere il suo predominio anche nei confronti di quei fetecchioni di Super 4? Sistemeremo Lanes il campione per le feste? Non ci resta altro che scoprirlo martedì prossimo per la quarta puntata della Ce la farà Smergol a schizzare tutto Pokémon Oro Challenge? Sfida proposta anche a una donazione al link PayPal in descrizione dal buon Davide95 che ringrazio tantissimo a ogni episodio perché è un grande e so persone meravigliose come lui che mi permettono tutte le settimane di portarvi contenuti sempre nuovi. Vi ricordo anche che qualora non vi siete ancora iscritti è bene che lo facciate per evitare di perdere nuove fantastiche puntate o avventure, ma anche che potete sostenermi pure con i mi piace, con i commenti che sono sempre ben graditi e col vostro affetto che tanto mi motiva e mi riempie il cuore con le vostre storie che mi fanno capire che il mio lavoro, oltre che a regalarvi un sorriso, vi risveglia anche bei ricordi e il piacere di condividere. Questo è veramente uno dei lati più belli de sta su YouTube e de smuove la parte positiva di ognuno di noi in questa maniera. Detto questo, non mi resta a sto punto che darci appuntamento a venerdì per la seconda puntata delle leggendarie gesta di Gyarados, scritto come mi piace leggerlo a me in Pokémon Smeraldo. Logicamente il tutto sempre qui sugli schermi di Tubo 93.